Ciao a tutti, da Marco Giovinari del forum Metal Detector per Tutti, dei gruppi Facebook Metal Detector per Tutti e Metal Detector Lazio, del canale YouTube Metal Detector 1 e del negozio online metaldetectoritalia.com. Allora, siamo qui oggi per provare l'Aka Smart Pulse, il nuovo Smart Pulse con tecnologia ibrida dell'Aka, con la piastra 28x32. Allora, il video precedente abbiamo provato la piastra quella grande, la 38x42, in questo proveremo la 28x32. Le impostazioni sono uguali all'altra volta, gli oggetti sono gli stessi. Scusate un attimo che sono... Ok, andiamo con le prove. Allora, cominciamo con 10 centesimi. Mi pare che l'altra volta 10 centesimi erano 35, adesso qui siamo intorno ai 37-38, anche perché essendo più piccola questa è più adatta a oggetti piccoli, invece l'altra è più grande adatta a oggetti grandi, quindi li sente di meno. Poi andiamo con 20. Siamo intorno ai 40, poi abbiamo 50, eccoli qua, questi trovati al mare, quindi tutti brutti. Siamo intorno ai 45, poi proviamo un euro. Intorno ai 42-43, 2 euro, siamo come i 50, gli euro, adesso il gettone della gara. Detto la gara lo sento come quell'altra piastra, intorno ai 55. Poi abbiamo 20 centesimi, 20 lire. Sì, sono uguali ai 10 centesimi, sono simili. Anello d'oro. 32. Poi abbiamo la rivoluzione del denaretto, torna 37, rivoluzione anche un edano in oro, torna 19, poi telefono, e infatti lo sentiva a 105, il telefono qui lo sente a 95, la cazzarola la sentiva a 110. E siamo intorno ai 98. Quell'altra la piastra era più grande, quindi la sentiva più a fondo, l'oggetto è grande. E niente,
Questo è quanto riguarda per la prova con questa piastra. Non perdete il prossimo video dove proverò la piastra, quella tonda da 27, quella che non c'è configurato standard. La configurazione standard è con questa piastra o con la grande. E con la 27, quella penso opzionale, però magari chiedendo si può vedere di farle anche con quella piastra lì, per qualcuno che non piacciono le piastre grandi. E con questo è tutto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like sul mio canale YouTube, me l'avete detto uno, e iscrivetevi al canale, e soprattutto ricordatevi di visitare il mio sito di vendita online, metalderettoditalia.com, e Mammocci, che vi devo dire, chi può essere Mammoccio non deve cambiare canale, se no non sei Mammoccio e neanche Deanorcino Smanno. Ciao a tutti.